In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Il Vangelo dell'Annunciazione inizia con una connotazione cronologica che può passare inosservata, anche perché quest'anno nella liturgia non si legge l'episodio immediatamente precedente. Allora, per capire in che sesto mese ci troviamo, bisogna andare a leggerlo nella Bibbia. Siamo nel Tempio della Città Santa di Gerusalemme e l'angelo Gabriele appare a Zaccaria durante le sue funzioni sacerdotali, in un momento estremamente solenne, per annunciargli che sua moglie Elisabetta gli darà un figlio, che sarà chiamato Giovanni. Al ritorno a casa di Zaccaria, Elisabetta concepisce il bambino ed è al sesto mese della sua gravidanza, appunto, che si ambienta il Vangelo odierno. L'angelo Gabriele riceve un altro compito da Dio, da svolgere questa volta in un'umile casa di Nazaret, dove abita una semplice ragazza. Non vi viene da definirlo ribaltamento? Il precursore è annunciato in un luogo grandioso e a un sacerdote, mentre il Messia, in un'umile casa, a una giovane donna sconosciuta a tutti, ma non a Dio, che, come dice San Paolo, sceglie ciò che è debole per il mondo per confondere i forti. Un ribaltamento c'è anche nelle parole che l'angelo rivolge a Maria. Prima le dice «rallegrati» e poi le dice «non temere». Sarebbe stato più opportuno dapprima rassicurarla, anche perché Maria si sarà un po' intimorita nel vedere entrare un angelo in casa sua. Invece Dio vuole farle subito arrivare un messaggio di gioia. E il motivo della gioia è: «Il Signore è con te». «Io sono con te» è una frase che troviamo spessissimo nella Scrittura. Con essa Dio ha accompagnato tutti i suoi amici, da Abramo in poi, e attraverso l'angelo ora la dice anche a Maria. Mi ha sempre colpito che nell'originale ebraico non si dica «io sono con te», ma «iteka anoki», «con te io». Questo lo reputo davvero un grande ribaltamento, che dice tutta la grandezza dell'amore di Dio, che non solo si abbassa a livello della nostra umanità, ma addirittura sa mettersi al secondo posto, come per rimarcare l'importanza che ciascuno ha nel suo cuore. Quanto più ciò vale per Maria, che avrebbe vissuto questa vicinanza in un modo unico, incarnata nella sua stessa carne. Da questo Vangelo dei ribaltamenti, portiamoci via oggi l'invito alla gioia e custodiamolo nel cuore. Rallegrati, perché Dio viene a abitare nella tua vita, nei tuoi desideri, nelle tue attese, per essere un Dio con te, anzi, un con te Dio.